Ben ritrovati ad un altro appuntamento con la storia, appuntamenti che ci possiamo permettere grazie alla collaborazione con Giovanni De Donà, che realizza questi filmati e poi ci dà la possibilità di trasmetterli. La storia che ci racconta quest'oggi è una storia che riguarda un uomo, ma potrebbe riguardare tante altre persone nella provincia di Belluno. Si tratta di Guido, che parte dal Comerico, viaggia molto e arriva fino in Nuova Zelanda. Allora, questo filmato è dal Comerico alla Nuova Zelanda, però prima ci sono tante tappe intermedie. Di chi stiamo parlando? Allora, stiamo parlando di Livio De Lorenzo Noto da Candide, che ha adesso la bella età di 96 anni, perché è nato nel 1924, e che ci racconta fin da quando era giovanissimo quella che è stata la sua vita, quindi le scuole che ha fatto, la sua famiglia, come si viveva in Comelico nei primi anni del secolo scorso, fino poi a quando è andato militare con gli alpini nel 1944. E Livio è ritornato a casa quando c'è stato lo sfascio dell'esercito italiano e quando è ritornato a casa, per non andare a collaborare con i tedeschi, ha scelto di lavorare per loro, quindi è andato in fusteria a San Candido, dove ha fatto il falegname, dove qui a San Candido, lo ricordo, si stavano preparando tutti i baraccamenti per accogliere i militari tedeschi che, una volta abbandonata la linea gotica, avrebbero dovuto schierarsi sulle Alpi per bloccare gli alleati. C'è da ricordare che c'era un'organizzazione molto ben gestita dei tedeschi, che è la TOT, nella quale hanno lavorato tantissimo, dei civili che venivano reclutati a volte in modo coatto, obbligato, per fare questi lavori. Sì, l'organizzazione TOT era stata ideata da un ingegnere tedesco e appunto anche qui in provincia di Belluno ha operato soprattutto nella zona di Longarone e di Ospitale. E nella zona appunto di Sesto e di San Candido si stavano preparando tutti questi baraccamenti. E Livio ha lavorato lì fino alla fine della guerra. Poi al termine, ecco che c'era la necessità di reperire un lavoro, perché in Comelico, in Cadore, non c'era niente. E è andato a Napoli a lavorare per Iderigo, dove si fabbricavano i frigoriferi. Che è già interessante questa, perché la famiglia che veniva dal Comelico, evidentemente. Sì, da Costa di Comelico. Da Costa di Comelico, avevano varie fabbriche in varie città e realizzavano i primi frigoriferi. Com'erano? Si chiamavano ghiacciaie, le giazzere in dialetto comeliano. Erano dei comodini dove nella parte alta si metteva il ghiaccio che si acquistava al mercato e che serviva per raffreddare un litro di latte, un po' di burro, un po' di formaggio, quindi per mantenere fresca la roba. E quindi Livio ha lavorato a Napoli per 6 mesi e poi ad un certo punto ha scelto di andare in Svizzera, perché si era aperto il mercato del lavoro in quella zona, si era ben pagati, e lì in Svizzera ha conosciuto la moglie Maria, si è sposato e ha avuto la prima figlia. Nel 1950 è scoppiata la guerra in Corea e la Svizzera ha rimandato a casa molti emigranti, tra cui Livio. Ed ecco che... Sappiamo che ha mandato a casa perché era calato il lavoro, evidentemente sì. Qualsiasi evento bellico genera delle problematiche economiche a livello mondiale. Certo, e allora Livio ha fatto una scelta definitiva, ha scelto di andare in Nuova Zelanda perché lì aveva uno zio che aveva degli appezzamenti dove coltivava dei pomodori. Nuova Zelanda è esattamente dall'altra parte dell'Italia. Sì, era proprio agli antipodi. E lo zio lavorava a Nelson, quindi nel sud della Nuova Zelanda. E Livio è andato la prima volta da solo, ha lasciato a casa la moglie che era incinta della prima figlia. E lì ha incominciato a lavorare. È bellissima la spiegazione che ci fa Livio di come i nostri emigranti sono stati accolti in quella parte accolti del mondo. Bene? Benissimo, perché Livio dice che appena arrivato a Nelson ha dovuto andare a rilasciare le impronte digitali, tutti i suoi dati anagrafici,
Però gli è stato detto: guardate che voi non siete degli emigranti, siete i nuovi cittadini della Nuova Zelanda. E lui si fa subito valere e apre un'attività davvero particolare. Da italiano non era da stupirsi, cosa fa? A Nelson c'erano 58 famiglie italiane, di cui 54 erano del sud Italia, quindi napoletane, calabresi, siciliane, e tutte ben inserite in questo contesto sociale, perché lì bisognava rigar dritto. E tutte queste famiglie si sono fatte onore. E 5 famiglie erano del Cadore, provenivano da Domegge, da Vigo, da Cibiana, e lì Livio ha aperto delle serre dove produceva pomodori e insalata. 25.000 piante di pomodori, 35.000 di insalata, e lì ha fatto fortuna. Una fortuna che ha permesso poi di diventare anche un personaggio televisivo e dei media. Sì, poi lui era conosciutissimo, andava nei talk show, a parlare nelle università, veniva invitato da tutte le associazioni di italiani che si trovavano in Nuova Zelanda. E quindi quando lui ha lasciato la Nuova Zelanda dopo 40 anni di lavoro, dove ha fatto onore alla patria d'adozione e anche alla patria di origine, è ritornato qui e ha avuto anche delle lettere di stima da tantissimi abitanti di Nelson. E tu gli fai raccontare tutto questo, la sua viva voce. Sì, Livio veramente ha anche un bel modo di parlare, quindi è bello sentire raccontare questa epopea di questi emigranti comeliani che si sono fatti onore dall'altra parte del mondo. E allora guardiamoci quest'altro firmato di Giovanni De Donan. Per appuntamento con la storia, oggi siamo a Candide, in Comelico Superiore, e stiamo per intervistare Livio De Lorenzo Noto. Livio per 40 anni è stato emigrante in Nuova Zelanda, nella città di Nelson. Quindi oggi sentiremo una storia davvero unica su come è stata la vita dei nostri emigranti agli antipodi, quindi dall'altra parte del globo. Ecco Livio, siamo qui, buongiorno. Buongiorno. Intanto, quanti anni avete? 95. E ci potete raccontare un po' quella che è stata la vostra vita, a incominciare da quando eravate ragazzo? Io sono nato qui a Candide e mi ricordo quando avevo 5 anni. Il mio nonno, che faceva il carrozziere tra Candide e San Candido, mi ha messo sulla carretta e portato a San Candido, e quello mi ricordo bene. E mio padre era nato nel 99 e faceva il taxista Belluno con Gedoni. Poi, finita la guerra, è tornato a casa, ma non ha voluto seguire suo padre, che aveva la carrozza e il cavallo. E allora è stato Belluno. E mio nonno invece voleva continuare, che aveva la concessione Candide San Candido. Poi mi ricordo quando sono andato alla prima elementare, che era qui nel municipio, avevo 5 anni. Mi ricordo che era venuto il fascismo e noi si era i Balilla. Poi da Balilla sono venuto avanguardista. Mussolini è venuto a visitare tutte le province del Veneto. È venuto anche a Belluno. E siamo andati giù tutti, io ero avanguardista e i giovani italiani, e abbiamo fatto una grande parata. E una cosa che mi ricordo bene, che Mussolini ha fatto un discorso, ha detto: bellunesi, volete burro o cannoni? E noi abbiamo gridato cannoni. Poi sono tornato a casa, e intanto è venuta la guerra e io sono dovuto andare coscritto, che ero del 24, sono stato richiamato e sono andato negli Alpini un po' di tempo a Pieve di Cadore, poi intanto sono sbarcato in Sicilia e allora eravamo preparati per andare giù, ma siamo andati su una tradotta fino a Bologna, poi dalla tradotta si è fermata e ci hanno portato indietro a Schio. A Schio l'8 settembre ero di guardia all'ufficio postale di Schio, alle 10 la sera arriva il comandante capoposto e dice: la guerra è finita,
Allora noi abbiamo domandato cosa dobbiamo fare. Non abbiamo nessun ordine, fate quello che volete, vi consiglio andate a casa. Io che sapevo anche un po' di tedesco, ho sentito i tedeschi che gridavano e sono riuscito a tornare a casa. Perché qui hanno detto a tutti andate a lavorare, era la Todt, che era un famoso ingegnere di Berlino, Todt, perché lo si chiamava organizzazione Todt. E le hanno portate a Sesto. Da Sesto tutti quelli che facevano falegname hanno detto vi portiamo San Candido, che lì era una grande falegnameria. Io sapevo un po' tedesco, fu nominato interprete. Cosa si faceva in questa falegnameria? Facevamo letti a Castello, per le letti a Castello, e anche porte, una bella falegnameria grande. Ma stavate preparando tutti i baraccamenti per le truppe dell'Alpenfestung? Certo, perché da San Candido a Sesto era pieno di baracche, piena di roba portate su da Milano, dalle fabbriche, motori, biciclette, moto, d'ogni sorte, pieno, perché le portavano, se le portavano là. Poi ha bombardato San Candido, io quasi restavo là sotto le bombe. Cos'è successo quando hanno bombardato San Candido? Ricordate? Io mi ricordo benissimo, sono due o tre volte sono venuti dentro e hanno tirato su, prendendo la stazione. E hanno preso in pieno la stazione, ma il paese non hanno preso il paese, hanno preso solo la stazione. E noi siamo scappati su nella collina là. Poi finì la guerra, il mio padrone che fa falegnameria aveva preso un capannone a Milano, in conca del Naviglio, distrutto. E il padrone di questo capannone ha detto vi do il capannone per 5 anni se lo mettete a posto. E allora questo mio padrone, Colutto si chiamava, portato giù anche me e siamo partiti. Prima abbiamo finito un lavoro qua su a Melin e allora io ho fatto un gran cartellone da Melino a Milano. E sai con cosa si andava? Aveva un gran bidone dalla parte lì, buttava dentro la legna. Ogni tanto si fermava e riempiva di legna. E così abbiamo impiegato 2 giorni e 2 giornate a arrivare a Milano. Non c'era un ponte. Un camion a gasogeno? Non era gasolio, era gasogeno. Gasogeno provocato dalla legna che bruciava, non so come succedeva, faceva un gas, no? E Milano era tutta distrutta, sapessi com'era. Avevano messo giù i binari sulle strade e spingevano fuori il materiale. Poi abbiamo fatto su quel capannone. Poi il lavoro era poco, sono tornato a casa e mio amico dice andiamo a Napoli che cercano operai per fare, si faceva le cassette, le giaferi, le ghiacciaie che metteva dentro il ghiaccio. E noi siamo andati giù e siamo arrivati lì, era Porta Capuana, che fa frigoriera i Derigo che avevano la fabbrica di frigoriferi di tutta Italia. E lì sono stato circa 6 mesi, non si stava proprio male, a Napoli si stava meglio che Milano. A Milano si andava in queste grandi baracche che avevano fatto su gli americani e ci davano una minestra per 8 lire. E era scritto in grande, fate presto a mangiare per far posto agli altri. Cominciato l'apertura della Svizzera e mia madre ha parlato con un amico di mio padre era morto, e ha detto di ragazzo che venga su, sono tornato su, fatto le carte e sono partito per la Svizzera. Com'è morto vostro papà? Mio padre era della classe del 99. Quando è scoppiata la guerra d'Abissinia è andato in Abissinia, è stato là 4 anni. È tornato il 16, l'ultima nave che tornava indietro dalla guerra, il 16 di novembre e di ottobre è arrivato qua. Il 16 di novembre era morto. Aveva nel bosco, che qui la regola dà un fabbisogno per finire la casa, che non era finita, è venuto giù un tronco e l'ha ucciso. Aveva 40 anni quel giorno e ha lasciato la mamma incinta. Siamo in 6, siamo tutti vivi ancora. E così mio padre è morto, mia madre è rimasta sola, senza sussidi, senza niente.
e povera mamma cosa faceva? Avevamo un po' di terra che si lavorava in affitto. Un giorno tornavamo su per il sentiero e piangeva, ha detto: ragazzi, vi dico una cosa, vi auguro che andate tanto lontano di non trovare più il sentiero per tornare indietro. Mia madre, che era una persona molto intelligente. Allora, siete partito per la Svizzera? Sì, siamo andati a Milano. A Milano ho passato la visita. Se eri a posto, passavi, se no, tornavi indietro e non domandavano se avevi i soldi del treno, giusto? Non... E allora sono arrivato a Frauenfeld, la città. E allora il giorno dopo sono andato subito a lavorare a questo grande padrone che parlava solo tedesco. Io sapevo un po' tedesco. E sono stato là e dopo mi ho messo dentro una bettola. Poi mi ha detto: oh, abbiamo trovato una camera da dormire, no? Che forse è meglio per te. Allora la figlia del padrone mi ha portato da fuori in questa casa, che era questa donna padrona della casa, che aveva un distributore, un negozio. E dopo la signorina dice al ragazzo: di che nazionalità è? Allora lei ha detto: italiano. Nicht Italiener. Sulla faccia. Allora la signorina tedesca ha detto: ma il ragazzo è qui adesso, io vado dalla polizia. Allora la Frau Meier ha detto: beh, lo prendo, però alle 9 deve essere a casa, non ho portato ragazze. Sono stato là con lei, mi voleva più bene che un figlio. Mi ha voluto tanto bene quella Frau Meier. Poi ho conosciuto mia moglie a Frauenfeld, non la conoscevo. E allora abbiamo deciso, dopo un anno abbiamo deciso di sposarsi, però casa non avevamo trovato e allora la vecchia ha detto: metterò dentro un letto nella camera. E allora siamo andati a Einsiedeln a sposarsi. Poi siamo tornati a sera a casa e il letto c'era, ma era così più basso. Mia moglie ha detto: chi se ne frega, non basta uno. Baciami piccina con la bocca, bocca piccolina, dammi tam tam tam, ti baci quanti fa. Ta 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 ta. Intanto che ho sposato lei è venuto un mio zio dalla Nuova Zelanda e siccome era scoppiata la guerra di Corea e dalla Svizzera mandavano fuori operai, e anche io ho dovuto venire a casa. Dopo un mese il padrone mi ha fatto un telegramma, sono tornato. Allora questo mio zio mi disse: ma vieni in Nuova Zelanda che laggiù puoi stare finché vuoi. E allora ho detto ok. E lui è tornato via e aspetta, intanto mia moglie è rimasta incinta. È arrivato il permesso, il landing permit, e allora non ho potuto portare lei. Sono andato io solo e mia moglie è venuta l'anno dopo e allora avevo pensieri perché il viaggio è lungo, perché il problema era in Australia, a Melbourne, perché dovevi cambiare e prendere un aereo che era idrovolante allora. Quando siete partito per la Nuova Zelanda, dove vi siete imbarcato e su che nave? Siamo imbarcati a Genova sulla nave del Lloyd Triestino Neptunia, che aveva tre navi che faceva quel giro, la Neptunia, l'Australia e l'Oceania, tre navi. Quanto durava il viaggio? Per la Nuova Zelanda 5 settimane. E sulla nave come si viveva? Ah, non male, si stava bene, trattavano bene sulla nave, si stava proprio bene anche mangiare e tutto.
non ho la nave, le navi erano state costruite apposta per quello. Tornavano indietro vuote, ma però l'Australia aveva fatto un contratto con l'Italia che lei pagava il viaggio, però gli italiani dovevano andare a lavorare, avevano fatto dei campi, li mettevano dentro là, facevano scuola, davano 10 soldi alla settimana e mano a mano che arrivavano venivano dentro i prenditori e li prendevano perché era tanto lavoro e i campi si svuotavano continuamente e si riempivano continuamente. Questo è stato il... Voi quando siete sbarcato in Nuova Zelanda, vi ricordate quel giorno che siete... Allora sono sbarcato a Wellington, che è la capitale, e pensavo che il mio zio fosse là, là non c'era nessuno, e io ero un po' confuso, inglese non sapevo, sapevo tedesco ma non inglese. Allora ho parlato con uno, là dice, ora che c'è uno che parla tedesco qui, quello dice, devi andare via, devi prendere un aeroplano per andare a Nelson. Allora gli ho detto, e come faccio? Io non ho soldi. Allora questo aviatore mi ha detto, pago io il viaggio e poi mi manderai i soldi. Allora ho telefonato a Nelson, al mio zio, e guarda che qui il suo nipote, allora mi hanno portato sull'aereo, sono andato là, scendo dall'aereo, non c'è nessuno all'aeroporto, e dice, cosa faccio qua? Allora vedo scritto in grande taxi, e sono andato là, allora ha detto il taxi, ho mostrato là l'indirizzo, e mi ha portato davanti alla casa di mio zio, mia ziana, e lì sono arrivato. E il giorno dopo siamo dovuti andare subito dalla polizia, impronte digitali, schedate, poi hanno detto con l'interprete, adesso siete qua, per noi non siete emigranti, siete i nuovi neozelandesi, erano altri due. Prima i doveri, dopo i diritti e domani sera a scuola. E così comincia la storia in Nuova Zelanda. No, abbiamo dovuto andare subito a scuola. È stato difficile imparare l'inglese? No, no, no. No, io mi sono iscritto subito alla libreria e poi avevo passione. Ho imparato presto l'inglese. Il primo lavoro che avete fatto in Nuova Zelanda? È là aggiustare le serre. Aveva le serre mio zio, no? Siccome io ero falegname, allora sono messo a fare il carpentiere. Dopo ho preso subito un lavoro di falegname con una ditta lì. Poi dopo un anno arriva anche mio fratello che era in Australia. E allora lo zio ci ha dato la sua proprietà, lavoro a Mesadri. E poi abbiamo lavorato per 4 anni in Mesadria. Poi è venuta in vendita una proprietà, allora io e mio fratello abbiamo comperato. Perché? Siamo stati anche fortunati, le banche in Nuova Zelanda, bastava che dici che eri italiano, ti davano soldi finché volevi. Sì, ma questi gli italiani erano tutti meridionali, ma anche. E allora io ho detto ai meridionali, cari amici, ma come mai qua siete così bravi? Un sistema. E uno... figlio di un emigrante della penisola sorrentina, è diventato sindaco della città di 50.000 abitanti. Ma... E voi allora avete messo in piedi questa attività con le serre? Cosa si produceva? I pomodori. Io avevo... avevamo 2 proprietà, una quella di mio zio, una che abbiamo preso in affitto. E se una, quella di mio zio, mettevano dentro 10.000 piante di pomodori e questa qui anche, dove l'altra, anche 10.000, e dopo mandavamo sul mercato perché lì ai mercati che mandavi lì e poi ti mandavano l'assegno. Poi siamo, dopo 4-5 anni siamo divisi, io ho comperato quella nel Trafalgar Street, che è proprio la via principale della città, dove è nata lei, no? Nata per strada veramente lei, ma... Ci racconta cosa è successo? Allora era rimasta, la mia moglie era avuto un figlio l'anno prima, ma è morto, l'ha lasciato soffocare, poi è rimasta incinta quasi subito e allora verso le 5 la sua mamma ha detto e sento male, allora ha chiamato mia zia di portarla subito all'ospedale. E quasi nasceva per strada, la mia coccola, vero?
sì. Will it say the love you feel for me? Will it say that you will be by my side to see me through until my life? E poi avete ampliato l'attività anche, sì, con verdura. Sì, e allora coltivavo anche cetrioli. Dopo avevo un bel appezzamento di terra di fuori delle serre, lì mettevo dentro 40.000 insalate e le vendevo, no? Fresh from the garden, De Lorenzo fresh from the garden. Vero Rita? Lei anche vendeva. Avevate anche un negozio? No. E la domenica, che bel paese che era, andavi fuori nelle campagne, potevi raccogliere da te e metti i soldi là. Allora anche io mettevo fuori l'insalata, i pomodori, la domenica, una scatola, cioè help yourself, e andavo in giro, tornavo pieno la cassetta di soldi. Ma adesso neanche là non fai più quello. Fuori nelle campagne erano pick your own, raccogli da te. Allora raccoglievo la frutta, dopo c'era la cassetta, pesavi, mettevi dentro i soldi. Bello, eh? Self-service. Self-service. Sì, questa era la Nuova Zelanda. E poi, allora la domenica era tutto chiuso. Vero, Rita? E i pubs, l'osteria, alle 6, tirava giù la portella e non si vendeva più liquori. La domenica niente, nessun negozio, tutto chiuso. E le osterie, i bar alle 6, e allora dava mezz'ora di tempo per finire di bere, ma ai neozelandesi piace bere. Partivo col bottiglione sotto il braccio. C'erano anche associazioni di italiani? Sì, allora abbiamo messo insieme noi italiani che eravamo 59 famiglie italiane a Nelson, solo 5 dell'Alta Italia, gli altri erano tutti meridionali. E allora abbiamo comperato una casa vecchia, l'abbiamo rimodernata e fatto una bella sala per ballare, una cucina. Poi in Nuova Zelanda allora non si trova né vino, né pasta, né olio e né caffè, niente di quelle cose là. Mio fratello dice, beh, io conosco qualcuno in Australia, e lo abbiamo scritto, mandato un sacco di caffè. Su Auckland erano i dalmatici che avevano la vigna e mandavano giù il vino, ma se non trovavi niente. Allora, quando abbiamo comperato la casa, io ho detto, beh, vado io a parlare col deputato. Allora sono andato a parlare col deputato, ho detto, noi siamo italiani e avessimo piacere di poter far venire dall'Italia un po' di pasta, penso io, per voi. Dopo 2 mesi avevamo il permesso da importare dall'Italia. Questo deputato, pensimo, l'Italia ha tanto da imparare. Però aveva tanta considerazione degli italiani. Sì, sì, eravamo ben visti. Nelson College aveva 900.000 studenti tutti, perché erano 2 collegi, uno per le donne e uno per i ragazzi. Allora il maestro che aveva insegnato inglese, Mr. De Lorenzo, deve venire a parlare ai ragazzi. E io dico, Mr. Henderson, e sono andato a parlare, ho fatto il discorso io. Volevano sapere com'era il paese che sono partito e mi hanno battuto le mani. Poi i Lions di Nelson mi hanno invitato ospite d'onore. E era una grande sala lì, mia moglie non ha voluto venire. Beh, ma c'ho il certificato, ospite d'onore. Una bella soddisfazione. Sì, poi la radio tante volte mi ha chiamato per fare talkback, per parlare. Sì. Poi sì, ho avuto una bella vita, là. Non posso lamentarmi. Abbiamo lavorato forte, però eravamo felici, eravamo contenti, avevamo la casa per conto nostro. Un'altra cosa,
tutti prendono il giornale e alle 4 del pomeriggio i ragazzi dei collegi passano davanti alle case e buttano dentro il giornale. E ogni 3 mesi arrivava il conto da pagare e si prendeva tutto il giornale. Mia moglie correva sempre subito a prenderlo. E il sabato c'era una pagina apposta per quelli che si ubriacavano, per gli evasori fiscali e per i ladri. Una pagina apposta, nome e cognome. E quando ho avuto problemi con le tasse, che siamo andati sotto investigazione tutti gli italiani, il mio più grande pensiero è di andare sul giornale, perché conosciuto come eravamo, ma non sono andato su. E poi a un certo punto avete deciso di tornare a casa? Intanto le mie figlie sono cresciute, una è andata all'università, è andata a Auckland, si è sposato lei con uno di Auckland. In Nuova Zelanda vi siete praticamente costruito una vita nuova. Ah sì, una vita nuova. Andate a scuola. Che ricordo avete di questo? Ricordo che la gente era buona. Ricordo una vecchia. Suo figlio era il primario dell'ospedale e veniva a comprare l'insalata. Mister De Lorenzo, I want one fresh. Andavo nel campo, tagliavo, no, questa non va bene. Oh, la vecchia mi faceva venire matta, però io sempre educato. Poi ho detto a Maria, facciamo così, portiamo fuori 10 sterline al Sunny Bank, che era il convento delle monache, e facciamo un voto. Vado al convento, suona il campanello, viene fuori la monaca e dice ho 10 sterline qui per lei. E ho fatto un voto. Allora ha detto oh, God bless you boy. E allora non l'ho più vista per 3 mesi. E un bel giorno vedo di nuovo, no. Però quando sono partito a tornare in Italia, era un articolo sul giornale, perché sono stato tante volte sul giornale, e lei ha letto, lei è una casa di ricovero, mi ha scritto una lettera, Mister De Lorenzo, le auguro ogni bene e ogni cosa, e non dimenticherò mai la pazienza che hai avuto con me. Ecco, questo è chissà quante lettere che ho preso da gente che mi augurava. Quindi ha lasciato un bel ricordo di sé. Sì, ho lasciato un bel nome, un bel ricordo. Sì, c'è un fratello là e c'è un nipote. Perché c'è un fratello là? Ma perché non ho dimenticato di dire che sono il più vecchio di 6. 4 sorelle. Una è Lauren, che tante volte sulla televisione. Berton. Sì. Quella è mia. Confitustia. Quella è mia nipote. Quella è nata in Nuova Zelanda. Ma è intelligente lei. È brava, eh? Sì, la conosce? Sì, l'ho vista qualche volta. Sì. Ecco, quello è mio nipote. Livio, allora quando siete andato via dalla Nuova Zelanda, dove avevate le vostre proprietà, a Trafalgar Street, lì hanno costruito delle abitazioni, un motel. Sì, un motel, sì. E che si chiama? De Lorenzo Motels. Perché mi dicevate che lì dove c'erano tutte queste proprietà di italiani sono stati costruiti nuovi quartieri. E i nomi delle città, tutti i nomi italiani. E tutte le vie portano i nomi di italiani. Sì. C'è Via d'Avanzo, via che è un cognome di Domegge. Sì. C'è Via Napoli. Via De Cesare. Via De Cesare Drive. Che è un cognome della Basilicata. Sì, sì. Quindi gli italiani ormai sono di casa. Allora, ascolti, adesso dico un'altra cosa. Ha detto un professore che ha detto anche gli italiani erano tutti clandestini e tutti ladri. C'era stato qualcheduno. A Frauenfeld eravamo 1000 italiani. A Frauenfeld, che era una cittadina piccola, nel Trucao. Ma anche un italiano ha avuto problemi con la polizia, perché era scritto sul contratto problemi con la polizia e espulsione. Sì, e quello lì va là in televisione a dire che noi eravamo tutti clandestini, tutti ladri.
Quindi voi di fronte a tutte queste cose che succedono oggi, che voi dite che noi italiani se siamo andati all'estero a lavorare ci se lo siamo guadagnati, no? non siamo andati lì a pretendere. No, anzi. E se lei va a Melbourne, in Australia, lei pensa di essere in Italia. E diceva uno qua su di Casamassagno, anche un businessman, guarda lì, che io in calabrese, che il grattacielo lì, guarda che il supermercato, che lì è napoletano, a Melbourne. Poi c'è il Club Veneto a Melbourne, sapessi che club, che avrà 10 ettari di terra intorno, c'è 4 ristoranti, 2-3 mila iscritti, e di fronte ai due grandi cancelli con due grandi leoni di San Marco. Venezia ai suoi emigranti. E quando fanno le elezioni, il primo discorso vanno là a fare. E questa è anche l'Italia che non raccontano mai. L'Italia che si è fatta onore nel mondo. Non contano quello. Dicono che avevamo tutti i clandestini, tutti i ladri. Abbiamo lavorato noi. C'è l'America e l'Australia, l'Argentina e il Canada. Sono campi di battaglia per chi a casa non può stare. Ma c'è un altro posto ancora che è difficile arrivare. Nuova Zelanda, coltivando il pomodoro, l'insalata e il cavolfior, con pazienza e con lavoro, l'italiano si fa un signor. E finisco qui e sono orgoglioso di essere italiano. Viva l'Italia! È il più bel paese del mondo. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, que sera, sera.